Ciao 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 a tutti, oggi un video chiacchiere così ci teniamo un po' di compagnia. Vorrei rispondere a alcune richieste che mi sono arrivate, non recentemente, alcune sì, però di tanto in tanto qualche amica mi fa qualche richiesta di video particolari, graditi sicuramente la persona che me ne fa richiesta. Però ci sono alcune tipologie di video che proprio io non amo guardarli e quindi di conseguenza non amo nemmeno farli, pubblicarli qui sul mio canale. E quindi mi scuso con queste persone che mi hanno fatto richiesta. Ho risposto già personalmente nei commenti, recentemente, ma anche in passato. Ma adesso voglio proprio dirlo specificatamente e spiegare anche le mie motivazioni. Allora, sostanzialmente i video che non amo vedere, quindi che non amo fare e non farò mai, però apro una parentesi, non si sa mai nella vita come si suol dire, mai dire mai. Però ecco, adesso, ora come ora, non mi vanno, insomma, non li amo. Il primo genere di video che non amo sono i video ASMR. Scusate, ma io è una cosa più forte di me. Tutti dicono, sono amatissimi peraltro, tanto di cappello a chi li fa, anche perché tante volte sono fatti proprio in maniera molto professionale, quindi con dei microfoni molto potenti, con le luci soffuse, con i rumori vari di vari oggetti e di vari materiali che vengono manipolati. A me sinceramente mettono un'ansia incredibile. Mi sembra di assistere a un film thriller. Mi mettono veramente un'ansia addosso e non è il caso, visto che già di mio ho le mie ansie, come d'altra parte tantissimi, tantissimi di noi. Non lo so, mi mette un'agitazione interiore. Non riesco a capire il perché, ma purtroppo è così. So che invece tanti si addormentano addirittura ascoltando i video ASMR. Io non ce la faccio. Mi sale subito una vera e propria angoscia. Non lo so, non me la so spiegare. Quindi in queste condizioni capite bene che io non potrei mai fare un video del genere. In un certo senso mi dispiace perché tante volte mi dite che la mia voce vi infonde calma, vi infonde così tranquillità, serenità. La cosa mi fa estremamente piacere perché in definitiva è quello che voglio portare sul mio canale. L'ho sempre detto, lo ribadisco, continuerò a dirlo. Voglio dare un po' di serenità a chi mi guarda, far passare qualche minuto tranquillo, sereno, in leggerezza, e quindi non, magari mi verrebbero anche bene, però quel sussurrare, insomma, non, mi viene la pelle d'oca solo pensarci, pensate che sciocca che sono, e quindi mi dispiace, non li potrò mai fare questi tipi di video sul mio canale. La seconda tipologia, i video mukbang. Allora, a differenza dei video ASMR che proprio non guardo e mi scuso con le amiche che mi seguono, che hanno un canale che fa questo genere di video, se non passo da loro, magari passo, ma lascio proprio un salutino veloce perché è più forte di me, non riesco proprio a stare. I video mukbang a volte li guardo come si guarda a volte un film dell'orrore, nel senso, no, i video mukbang che fanno qui in Italia, tutto sommato, sono carini alcuni, nel senso che viene descritto a volte anche il cibo che si va a mangiare, appunto. Per chi non lo sapesse, il video mukbang è semplicemente lo youtuber mangia davanti a uno schermo. Ecco. Scusate ancora.
Ho un attacco di tosse. Scusate. Dicevo appunto, consiste in questo, il mangiare davanti a una telecamera. Niente, dicevo, mi è capitato a volte per curiosità di guardare le youtuber del paese dove è nata questa tipologia di video, che è la Corea, dove appunto si fanno a volte sono un po' disgustose, infatti in quel caso li interrompo. A volte invece si resta, come dicevo prima, affascinati come davanti a un film dell'orrore, perché vedi queste ragazze che sono magrine, piccoline, gracilline, che ingurgitano delle quantità incredibili di cose da mangiare. Tra l'altro, noi che siamo italiani, che siamo abituati alla dieta mediterranea, a mangiare in un certo modo, a gustare anche i cibi in un certo modo, vedere questi che proprio si abbuffano, si ingurgitano senza quasi masticare, è una cosa abbastanza orripilante. Quindi, ripeto, ammetto a volte di avere guardato questi, ma giusto per quando ne ho iniziato a sentir parlare. Sono andata a vedere per curiosità, ecco, solo per quello, ma è un genere che non amo e quindi non, a chi mi ha chiesto perché non fai un video mukbang e ci spieghi cosa stai mangiando e mangi, no, puoi mangiare davanti a una telecamera, davanti alla gente, non mi va. E quindi questa è la seconda tipologia. La terza tipologia, che so anche questa va per la maggiore, è molto gettonata, molto richiesta, molto vista, sono i video cosiddetti motivazionali dove si fanno le pulizie in casa. Allora, se c'è una cosa che proprio io non amo fare, a me piace lavare, mi piace stirare, mi piace lavare i piatti, cucinare, mi piace tantissimo, però fare le pulizie mi pesa davvero, le faccio perché sono da fare ovviamente, quotidianamente, tutto quanto. Però non è una cosa che amo fare, mi stanco molto di più adesso che l'età avanza e poi è una cosa che proprio non mi dà soddisfazione anche perché so che cioè, dove ho pulito dopo un attimo poi ci sarebbe da ricominciare da capo, per cui è una cosa abbastanza deprimente dal mio punto di vista. Quindi non amo farle io, non amo guardare chi le fa, sinceramente. Non. Allora, tante volte ci sono dei suggerimenti. Torno indietro. Quando sono video invece in cui si suggerisce come fare un certo tipo di pulizia, non so, come pulire l'ottone, come far splendere i vetri, allora quello mi sta bene, li guardo. Ma il video, magari silenzioso e anche accelerato, dove per 40 minuti, un'ora c'è una persona che gira per casa facendo le pulizie, questi proprio non. Niente. E siccome mi è stato richiesto perché non fai un video pulizie, mi dispiace, ma no, proprio non mi va. Una volta sola ho fatto un video, ma deve essere durato meno di 2 minuti. Era per dare il buongiorno in cui rifacevo il letto nella mia camera da letto. Tra l'altro anche quello in maniera accelerata, ripeto, deve essere durato 1 minuto e mezzo giù di lì, ma era solo perché per dare il buongiorno così, no? Per sentirmi un po' accomunata con le altre signore, le altre ragazze che proprio in quel momento magari stavano rifacendo il letto, stavano sistemando la camera. Solo l'unica volta che ho fatto qualcosa del genere, ma che non si può proprio chiamare un video pulizie. E niente, queste sono le tre tipologie di video che non amo guardare, quindi non amo fare, non amerò fare. E non farò, salvo che mi salti un giorno la melonera e mi venga voglia di farne uno, però dubito fortemente.
Vabbè, poi c'è una categoria di video che quella è esclusa a priori, non ne parlo neanche, che sono i cosiddetti video dissing, cioè dove si parla male di qualcuno, di qualche altra YouTuber. Questa è veramente una tipologia che non mi appartiene in modo più assoluto. E niente, io vi ringrazio per la pazienza, vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!